Beh, diciamo che oggi abbiamo assistito a una vera grandissima rivoluzione verde. L'Europa si è risvegliata, si sta risvegliando adesso con dei dati elettorali che sono al di là di ogni previsione. Ci sono nazioni in cui i verdi sono diventati il primo partito e altre in cui sono diventate il secondo, a cominciare dalla Germania. Sono dati importantissimi che ci fanno capire che l'onda verde non è più una frase fatta, ma è una realtà. In Italia, devo dire, i risultati non hanno i numeri a cui stiamo assistendo in Europa, ma hanno dei numeri sorprendenti anche per noi, perché comunque i verdi sono passati dallo 0,9% a quasi il 3%, quindi nel trend degli europei, pur partendo con numeri molto più bassi, abbiamo triplicato i nostri consensi. Questo è un segno importante, credo che l'emergenza climatica sia un fatto. Noi abbiamo un governo che ha approvato nel decreto Genova una legge per cui si consente di sversare idrocarburi e diossine in quantità illimitate quasi nei nostri fanghi agricoli, abbiamo l'immunità penale all'ILVA, abbiamo 19 miliardi di euro investiti tutti gli anni per incentivi alle fonti fossili. Credo che se noi partiamo dal nostro 3% e andiamo avanti così potremo influire pesantemente su questo enorme problema e cercare di andare in una direzione diversa, che è quella degli incentivi alle fonti rinnovabili, all'economia circolare o al dissesto idrogeologico, invece che alle fonti fossili che siamo destinati a dismettere.